Gli effetti dell'emergenza sanitaria pesano ancora sugli equilibri del commercio avellinese. In sofferenza soprattutto i negozi di abbigliamento, calzatura e il commercio a dettaglio, dichiara Antonello Tarantino, direttore dell'Associazione Imprenditori Irpini. Una lieve ripresa si registra nel campo della ristorazione, aggiunge Tarantino, dove la misura dei Green Pass non ha provocato particolari problemi, dice. È innegabile che dei segnali di ripresa per alcuni settori sono sicuramente sotto gli occhi di tutti, quindi parlo soprattutto delle attività di ristorazione che comunque hanno avuto un boom, diciamo, di prenotazione da parte delle persone, e quindi anche lo spauracchio del Green Pass, che all'inizio sembrava essere, come dire, un nemico, a questo punto, dopo una serie, diciamo, di aggiustamenti, finalmente si è riusciti ad andare avanti. Così come anche, credo, mi hanno detto che anche il settore, diciamo, delle cerimonie sta incominciando ad incrementare, quindi diciamo che si sta tornando ad una situazione di semi-normalità rispetto agli anni pre-pandemia. Per quanto riguarda il settore della ristorazione, quindi si registra questa lieve ripresa. Per quanto riguarda invece gli altri tipi di negozi, per esempio l'abbigliamento, le boutique. Beh, diciamo che la ristorazione ha ripreso anche perché diciamo, l'estate sicuramente all'esterno ha reso possibile una maggiore affluenza delle persone. Cosa un pochino diversa è per il settore dell'abbigliamento, delle calzature o del commercio a dettaglio in genere, che sicuramente delle difficoltà, le sta avendo, tranne coloro che magari sono riusciti a reinventarsi e quindi hanno puntato sull'online, con le vendite online, e quindi sicuramente questi non hanno avuto poi questo decremento così notevole. Speriamo, siamo fiduciosi che si possa avere comunque una ripresa anche per questi settori. Ci sono prospettive per il futuro? Beh, le prospettive dipenderanno un pochino da quello che sarà poi lo sviluppo della campagna vaccinale e da quello che la politica deciderà sotto il livello nazionale. Certo, se continuerà questa tensione, questa paura della quarta, quinta ondata, beh, sicuramente penso che questo psicologicamente sulle persone possa poi influire e quindi magari avere un ulteriore incremento, diciamo, della paura, e quindi la gente magari non spenderà più. Però dobbiamo vedere e capire effettivamente quelli che saranno i dati, soprattutto vaccinali. Si può tracciare una percentuale di fatturato rispetto all'anno scorso? Beh, rispetto allo scorso anno, soprattutto per quanto riguarda le attività di ristorazione ricettive, sicuramente possiamo parlare di un incremento notevole che si avvicina intorno al 50%, almeno questi sono, diciamo, i dati che abbiamo a nostra disposizione. Per gli altri un pochino più a rilento, però la speranza e l'auspicio è che finalmente, anche se lentamente, si possa ritornare alla normalità.